Siamo a Carnevale e non ci siamo ancora abituati del fatto che il processo del Babi non c'è più. Insomma, sono passati due anni, abbiamo vissuto questi 2 anni di Covid senza, e però insomma in redazione arrivano ancora le telefonate: ma quest'anno riprendete il Babi? No, purtroppo no. Io alla fine dello spettacolo del 2019 ho detto a tutti che ho dato per 36 lunghi anni e ne sento ancora il peso, insomma, sono stati 36 lunghissimi anni, credo di aver dato molto. I problemi sono tanti a un certo punto con le tue compagnie, hai la gente che invecchia, hai gli attori che invecchiano, hai la necessità di ripensare, rifare determinate cose. L'ho fatto per un paio di volte nel corso di questi 36 anni, poi il clima mi aveva sempre aiutato. Il clima ultimo, che è un clima canagliesco che si è creato non solo a Biella ma in Italia, mi ha fatto dire basta, non è più ora di ironia, di sarcasmo, di canzoni, di balletti e di cose varie. Sì, i faga il magazzine a fularadi, cazzate, robe serie, opinion da guignè di sta città ad fa fiucheta in parlando della politica e della società civile. Mica stiamo adesso con i monsieur che hanno sempre il culo alla bagna giusta. Se lì la bagna è sempre i soliti, sai la destra giro da chi, sai la sinistra giro da là. Faccia la tola e aria ci cura te, at lustro davanti e t'anfello da dare. Il sarcasmo, l'ironia è quello che ha sempre così dato acceso anche la situazione politica, lo sta facendo anche adesso a livello nazionale. Insomma, è qualcosa che addirittura a volte riprendono le minoranze per pungolare le amministrazioni, le maggioranze. È chiaro che cogliere la situazione e prospettarla in maniera ironica, in maniera satirica, vuol dire cogliere gli aspetti deviati di una situazione o devianti e proporli in questa maniera, perché secondo me arrivano meglio. Questo è un costume da giullare. L'ho messo perché io voglio distinguermi dai politici. Io domani questo me lo levo. Beppe Pelletieri, eppure tu da siciliano questa Biella tu l'hai veramente amata? Moltissimo. Io ho sempre cercato di prendere di mira il potere temporale, il potere politico, e quindi ho visto passare tanti sindaci, tanti assessori, ho visto onorevoli, ho visto gente arrivare, gente che proveniva chissà da dove, ho visto delle meteore. Ho visto gente arrivare e andarsene senza aver lasciato minimamente traccia. Questa città che vive di giorno, questa città alla mia, alla mia, alla mia, alla mia, alla mia.